andato questo nuovo anno? Ma bene, in tranquillità. Sono stata in un posto caldo non troppo lontano da qua. Mia prima volta a Fuerteventura, mi è piaciuto tantissimo. È bellissima Fuerteventura. È bellissimo. Sì, è bellissimo. Ti sei rigenerata un po'? Sono rigenerata, c'era tantissimo vento, un'isola vulcanica, quindi ho preso un po' di energia. E anche un po' di sole? Poco. Poco, non lo dire tanta voce perché la mia truccatrice poi mi ammazza. Pochissimo. E insomma ti stai preparando perché tra poco torna, che Dio ci aiuti. A brevissimo, giovedì. 12 gennaio su Rai 1, adesso l'orario preciso non lo so, però saranno le 9:30 all'incirca. Eh sì, in prima serata. Di me. Prima serata. E Azzurra, il tuo personaggio sarà sempre più centrale, ma prima di parlare di Azzurra, di quello che succederà, eccetera, voglio ritornare a circa 20 anni fa, Fra, quando praticamente una bambina hai vinto Miss Italia. Voglio vedere quella fotografia, eccoti lì, in tutto il tuo splendore. Insomma. Adesso, quasi 20 anni dopo, che diresti a questa ragazza? Ma cosa direi? In realtà quella ragazza mi ha portato qua, quindi non è che ho tante cose da dirgli. Certo, ha passato dei momenti difficili, ma come sono difficile, nel senso la crescita un po' a volte è difficile. Però io in questi 20 anni mi sono divertita. Che bello! Sì. E il divertimento dove riesci a trovarlo negli up and down della quotidianità? Ma intanto più che negli up and down lo trovo nelle esperienze, nelle persone. Ci ho conosciuto tantissima gente in questi 20 anni, un po' per il lavoro, un po' perché ho viaggiato tantissimo e sono cambiate tantissime cose nella mia vita. E sono andate come speravi? Non lo so, potevano andare meglio, potevano andare peggio, io, come ti ho detto, sono contenta e mi sono divertita in questi 20 anni, non so, sliding doors, cioè non so cosa poteva succedere o come poteva cambiare la mia vita, o se magari avrei potuto fare di più, però, cioè, se mi guardo indietro io sono contenta di quello che ho fatto. Ci tengo nel capire come si guarda al passato, no? Perché quello che viviamo, gli eventi positivi e negativi, sono un po' dei segnalibri della nostra esistenza, no? Ogni tanto guardare lo specchietto retrovisore fa bene. Quindi vedere che c'è tanta soddisfazione nel tuo percorso mi rende molto felice e fa di te poi la donna che sei. Prontissima a tornare su Rai 1 nelle nostre case, dopo 12 anni insieme ad Azzurra. 12 anni in intermittenza. Sì, 7 stagioni, in 12 anni siete cresciute insieme. Siamo cresciute insieme, sì. Penso quando ho iniziato, che Dio ci aiuti, il primo anno avevo tipo 25 anni, ne ho 37, quindi sono passati diversi anni, ero un'altra persona. Però la mia identità è sempre stata la stessa. Dici quella di Azzurra oppure tu ti scansi? No, adesso stavo parlando come Francesca, identità di Francesca. Azzurra è cambiata tantissimo. Anche lei ha sempre mantenuto la sua identità, no? L'iperattività, la leggerezza con cui affronta alcune cose, però è maturata tantissimo. Azzurra ha trovato l'amore su che Dio ci aiuti, non l'amore inteso come lo scambio di un uomo e una donna e basta, ha trovato anche quello, però ha trovato l'amore di una famiglia nuova, che è la famiglia del convento, no? Ha trovato l'amore dell'amicizia, ha trovato l'amore di qualcosa di più grande, ecco, di diverso. E adesso dovrà mettersi alla prova perché piano piano Suor Angela abbandonerà la serie, Elena Sofia Ricci lascerà e tu diventerai sempre più centrale. Che rapporto hai con lei, con Elena Sofia? Con Elena. Ma che rapporto ho? Noi abbiamo, cioè, appunto, 7 stagioni e abbiamo vissuto tantissima quotidianità insieme. Io e Elena voglio bene, ma so che lei me ne vuole tanto a me, cioè sai quei rapporti che sai che dall'altra parte c'è grande stima e da parte mia c'è grande stima, cioè non, gliel'ho sempre detto, quindi non è che lo nascondo. E quest'anno un po' con questo distacco, questa cosa è uscita ancora di più. Cioè è bellissimo come in questi anni abbiamo costruito un rapporto di amicizia e di lavoro, no? Perché sono tutte e due, e di grande rispetto l'uno per l'altra. Mi ha colpito molto un post che tu hai scritto, dove tu la chiami Zia Follia. Zia Follia. E tu ti firmi Camurria. Perché? Allora, Zia Follia, perché lei dice sempre, ed è vero, che per fare questo lavoro
ci deve essere una base di follia, no? Ora non so, magari non so se ti è mai capitato di andare su un set, però i set sono un po' folcloristici, passi 13 ore al giorno con dei vestiti appunto da sua, cioè ti devi divertire, un po' una follia anche legata a quella spensieratezza, a quella vivacità dei bambini, io la vedo. E io camurria perché io faccio un sacco di dispetti per divertire me stessa. Quindi ogni tanto lei non mi sopportava più. E noi abbiamo le prove, perché sì. A proposito di dispetti, guardate questo filmato. C'è? Allora, la vedete Francesca Chillemi? Con la sua risata da mignolo e il prof? Che è tanto gentile, che la seguite sui social. Ecco la merda di persona che è. Guardate come mi ha ridotto la macchina. Sta ma infame. Cosa ho fatto? Non lo so. Eh sì. Pollon, che è parte di questa famiglia, è anche lui sul set abbastanza agitato. Cioè, molto agitato. Dici camurria, ma pure lui, insomma, abbastanza... E l'ho dovuto punire quel giorno. Ah, ecco. Non aveva fatto niente, però ogni tanto sai che devi dare le punizioni così random? E gliel'ho data. La punizione giusta, che c'era su quella macchina? Di tutto, perché io volevo fare una cosa un po' più bruttina, nel senso che c'erano queste uova in scena, quindi io gli volevo tirare le uova in macchina. Però qualcuno dal set ha pensato che forse era un po' too much, e allora mi ha detto di mettere la carta igienica, che poi era difficile da togliere, però non mi bastava, quindi ho preso una banana, gliel'ho spiaccicata, poi ho aperto le cosine. Quanto del ci caffè. Ha messo a ripulire la macchina? No, in realtà poco. Torniamo allora alla stagione precedente, vediamo come è andata a finire per poter poi dire cosa succederà nella prossima, certo. Dare qualche anticipazione. Ma sarai una brava suora, Azzurra. Oh, madre. No, 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 non è possibile. Tentazione è tornato, perché? Perché è tornato? Senti, è inutile che sorridi, va bene? Per me potresti anche girare mutande, tanto io non ci casco. Perché io sto con lui, capito? Io amo lui. Io ti amo, eh? Quindi adesso io chiudo gli occhi e tu sparisci. Perché sei ancora qui? Beh, perché sono felice di lavorare in un convento. Sai, qua non importa quanto sei bello fuori, ma invece quanto sei bello dentro. Sono il nuovo barista, mi chiamo Gino. La tentazione. La tentazione. Non ci sono cascata. Per forza, Azzurra adesso vuole fare seriamente, ma bisogna metterla alla prova. E anche noi vogliamo metterti alla prova con un test psicologico. Ah. Lo abbiamo chiamato Che Dio ci aiuti, ma solo alla fine ti diremo che cosa valuta esattamente. Ok. Ti daremo due opzioni, la A o la B, tu dovrai scegliere una delle due. Ma ricordati che dentro la ruota c'è un esperto che ascolta tutte le tue risposte e se le segna. E alla fine darà una valutazione della tua personalità. Stai agitando così, eh? Dai, sai quel test quando siamo sotto l'ombrellone al mare? Ah, no, quelli mi piacciono, quelli faccio sempre. Pronta? Sì. Andiamo con la prima domanda. Alla fine di una giornata di riprese sei stremata, ma proprio lui... Can o Jean, non ho mai capito. Jean. Ah, Jean. Jean Yaman, con un messaggio, chiede di vederti dopo cena per parlarti di una cosa importante. Risposta A, vado a sentire cosa da dire, ci starò il minimo necessario. B, rimando l'appuntamento a colazione quando sarò più riposata. Certo, ci sono poche opzioni così, eh. Nel senso che io prima chiamerei e direi, è urgente veramente? Se è urgente allora ci parlo. Se così devo rispondere, siccome dopo una giornata di set sono stremata, io farei la B. A colazione? Sì. B. Altra domanda. Stai partendo per lavoro e il tuo trolley ha spazio solo per un altro indumento. Scegli A. Costume da bagno, B. Impermeabile. Costume da bagno. Mi piace sempre vedere la parte più positiva. Impermeabile mi sa di pioggia. Tante volte ci fosse una piscina nei paraggi. Poi se parto, di solito parto per i posti caldi, quindi perché sono quelli che mi piacciono di più. Ok,
terza domanda. In un ristorante, un cameriere ha con te un atteggiamento palesemente sgarbato. A. Chiami il proprietario per protestare. B. Se persevera, pubblicherai una recensione negativa. Anche queste non mi rappresentano, perché io sono... cioè, io la gestisco da sola, la situazione. Nel senso, gli risponderei nella vita a che tono. Faremo. Quindi diciamo che in questo caso forse chiamerei il proprietario, se devo scegliere tra queste due domande. Ok. La. La. Tu sei una tipa capricciosa? No. Però non mi piacciono le persone che ti trattano male gratuitamente. Allora vediamo i capricci di Azzurra a questo proposito. Però Azzurra, non Francesca. Limitata. Se mi rovini il cappotto di Chanel, giuro che ti faccio vendere un rene per ricomprarlo. Ehi, piano! Azzurra! Le piacciono? Beh, ti sembra il modo di essere abbigliata? Sto male? No, sono io che sto male. Se deve fare Zac, lo faccia però, eh? Zac! Madre! Azzurra! Sei stata tu? Io? Io prego, perdono, al massimo faccio lavoretti per i poveri della parrocchia. E comunque... così entrano meglio in valigia. Meglio avercela amica, Azzurra. Altra domanda del test. Scopri le tue amiche del cuore bisbigliare tra di loro. A. Ti unisci alla conversazione. B. Se hanno un segreto, meglio non saperlo. Sono curiosa io. Io mi unirei alla conversazione, poi se mi dicono non te lo posso dire, va bene, lo accetto, però io... Ah, risposta. Ah. Altra domanda. Un tuo ex, di cui non hai notizie da molto tempo, ti chiede l'amicizia sui social. A. Accetti per vederne le foto e capire come è cambiato. B. Clicchi su non mi interessa. No, la A. La A. Sì. No, anche perché c'hai soddisfazione a vedere che è diventato brutto con la pancia? Sì, no, no, ma poverino, no, no, no. Io ho sempre dei buoni rapporti, insomma, con il mio, qualche ex sì, del mio stiamo passato. Stiamo giocando. Sì, però tu sei una donna bellissima. E il tuo compagno pure è un bell'uomo. Tra i due chi è più geloso? Tra te e Stefano? Tutti e due. In un modo diverso, ma tutti e due. E come fate? Come fa? Tu quando coppie. Sei gelosa, come, cosa fa? Ah, io no, io sbraito. Ah, lui sbraito? No. Io sì. Siciliana, leone del sud, cioè come vuoi che reagisca. Come ti permetti, esatto. Sì, certo. Poi mi passa subito, però. Ah, bello. A me no. Prossima domanda. Una cara amica ti confessa di voler diventare suora. Cosa pensi? Ah. Che sia un percorso pieno di sacrifici e difficoltà, B, che sia un percorso pieno di gioie e sorprese. Allora, se una persona decide di farlo, una mia amica, di diventare suora, credo che abbia, insomma, dei motivi importanti, quindi io penso B. B. Se ha scelto quel percorso, sarà un percorso di gioie e sorprese. Per Azzurra le cose sono andate in maniera un po' bizzarra. Vediamo come ha scoperto la sua vocazione. Suora Angela, si è messa in testa che io possa avere quella cosa che c'è tu, quella cosa che ti fa diventare suora? La vocazione? Brava, quella parola io non me la ricordo mai. Anche lei crede che io abbia la votazione? Vocazione, cara. Quella cosa lì. Se davvero vuoi che io mi faccia suora, fai qualcosa. Dammi un segno. Un segno comprensibile, però. Hanno bussato. Sarai una brava suora, sai. Merito della mia maestra. Suor Costanza. Scherzetto! Ah! Ho detto scherzetto! Che carattere!
Vedi quelle botte, quelle... mi dà sempre delle botte in testa, è la cosa che le diverte, la diverte di più sul set. Mi ha ammazzato di botte in questi anni. Si è sfogata. Sì, in ogni scena lei voleva mettere lo scappellotto. E dicevo, perché? Ci sta bene, fidati. L'ultima domanda del nostro test psicologico. In frigo è rimasto l'ultimo pezzo del dolce preferito, da te e dal tuo compagno. A. Lo mangi, del resto lui ha già mangiato la parte mancante. B. Glielo lasci, del resto sono solo calorie in più. No, lo mangio. Ah. E adesso andiamo a scoprire la tua personalità in base a queste risposte attraverso la voce del dottor Massimo Giusti. Apriamo la ruota. Attento, Massimo. Ho ascoltato attentamente le risposte che ha dato Francesca. Sì. Quante sono le A? Allora, Francesca ha risposto 5 volte A e 2 volte B. E questo in linea di massima ci dice che è una persona che cede volentieri alle tentazioni, che gli piace godersi la vita. E questa cosa mi fa pensare a qualche leggero tratto di impulsività che a volte forse la porta in errore, perché lei è molto determinata e ci tiene anche a mostrarsi in modo molto determinato. È una caratteristica sua che probabilmente ha da tanto tempo e che ha coltivato, e le piace anche mostrarla, quindi forse questo aspetto col tempo ha imparato un po' a gestirlo, cioè è una persona che in qualche modo si è data una disciplina ad un certo punto, ha iniziato a dire ok, va bene, a me piace fare un certo tipo di esperienze, però mi do una regola, un qualcosa che mi permetta di gestire questa cosa e trasformarla in una risorsa che aggiunge piacere anziché in un ostacolo alla mia vita, alla mia carriera e agli obiettivi che mi sono prefissata. Questo è un po' quello che ho capito, ecco. Da questo test, che per l'appunto valutava la tua resistenza o meno alle tentazioni. Ah. Per questo l'abbiamo chiamato Che Dio ci aiuti. Ok, no, sì, no, ci sta un po'. Mi è piaciuto anche il discorso del rigore che mi sono data. Da piccola ero molto più impulsiva. L'impulsività fa parte del mio carattere. E ultimamente mi sono data un po' più di regole, ma non troppe, perché sennò poi mi annoio terribilmente. Quindi mi piace il discorso del... Sei molto onesta, anche, molto onesta. Grazie. Grazie. Dottor Giusti, lei porta avanti il metodo della psicologia positiva. Ci ricorda il suo ultimo libro, come si intitola? Piccole ferite, grandi rinascite, edito da Mondadori. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. E noi invece ci godiamo un'anticipazione, perché se io ti chiedo raccontami di Azzurra, tu non mi dici niente, io lo so. Ma non mi fanno dire nulla, cioè posso allora dire qualcosina, ma nulla che magari mi interessa, forse ha più senso guardare qualcosa che non ho visto nemmeno io? Avete qualcosa? Mi sembra la risposta adatta. Anticipazione della 7ª stagione. Grazie. Sei in ritardo? Non sono nemmeno 5 minuti. Ma poi da che palpito? Pulpito. Si dice pulpito. E comunque sono 13. In 13 minuti si può dire quasi tutto un rosario, si prepara una colazione, si pulisce una vetrata grande, grandissima, enorme. Ti può strozzare una madre superiore. Possiamo cominciare? Sono tutta un pulpito. Suor Angela ci mancherà, ma sappiamo che in Azzurra troveremo tutto quello che desideriamo. Vedremo, sono contenta di vedere cosa dirà il pubblico. Noi ovviamente poi siamo in tantissimi, quindi ci siamo impegnati tanto, ci siamo divertiti tanto e adesso siamo contenti anche noi di vederlo, perché poi lo dico sempre, ogni volta giriamo, facciamo, poi non vediamo nessun tipo di materiale, quindi per noi è una novità. Allora non ti perdere la prima puntata. No, non mi chi se perde. Giovedì 12 gennaio. Vi invito tutti a vederla anche a casa mia. Se... Francesca Chillemi, grazie, bravo. Ciao. Sempre un piacere. Spero che sia venuta.